Cari amici, ben ritrovati, venti al territorio, quest'oggi ritorna a Falzè. Siamo infatti a Falzè di Piave, siamo al Parco del Piave e siamo in compagnia di Valentina Zamai, che è una collaboratrice del gruppo Il Pedrè. Sì. Gruppo Pedrè che ha organizzato questa festa, 4 giorni di festa, di promozione del territorio attraverso tanto cibo e tanta festa. Sì, ogni anno ormai è una tradizione falzettissima. E è un momento anche di ritrovo per il paese, perché insomma lavoriamo tutti insieme per organizzare questa cosa e poi ci divertiamo, insomma viene tanta gente ormai anche da tante parti e è un punto di ritrovo insomma ormai per ogni anno, per l'inizio di agosto, insomma prima delle ferie. E ogni anno cerchiamo insomma di ripetere insomma quello che è stato fatto l'anno prima, ma di migliorarci. Abbiamo tante serate diverse, tanti cibi diversi e insomma tante attrazioni anche. E infatti stasera abbiamo la partita di Roma-Vaticano con il calcio balilla umano. E spieghiamo cosa è questa partita Roma-Vaticano. È una tradizione del paese e ogni anno quando c'è San Martino, di solito la festa, facciamo la partita di calcio grande che vede contrapposte Roma e Vaticano, che sono diciamo le due divisioni del paese, dal campanile insomma si divide. E dall'anno scorso Roma-Vaticano si ripresenta anche adesso a Falzettissima con il calcio balilla umano, che insomma è una novità, sì, è stata una novità anche per noi e dall'anno scorso insomma portiamo avanti questa nuova tradizione. E quindi aspettiamo tantissima gente, alle nostre spalle sta affluendo. Sì, sì, siamo quindi contenti, siamo contenti dell'affluenza, insomma c'è tanta gente, speriamo continui ad arrivare perché insomma è una gioia vedere ripagate le fatiche insomma. Valentina, in questi anni il presidente e il vicepresidente di questa associazione hanno sempre rimarcato l'aiuto di tanti volontari. Tu ne sei un esempio, sei giovanissima, è doveroso questo ringraziamento per tutti i volontari e tutte le associazioni. Sì, certo, anche perché qua andiamo dai bambini, dai più piccoli fino agli anziani, quindi proprio raccoglie un po' tutti e questo è anche il bello. Dobbiamo ringraziare tutti, anche le associazioni, tutti quelli che sostengono, che ogni anno appunto portano avanti questa tradizione che è bello portare avanti, è importante anche per il paese. E all'interno di Falzettissima abbiamo incontrato l'assessore al turismo del comune di Sanare della Battaglia, Eleonora Antoniazzi. Assessore, lei ci diceva anche dietro a microfoni spenti, il comune Sannaglia sempre vicino alle associazioni per la promozione del territorio. Certo, perché l'impegno delle persone bisogna sempre sia premiato e mi sembra che anche quello che realizzano abbia la condivisione di tutta la popolazione e questo è anche un incentivo un po' al turismo e a tenere unito quello che è la comunità e creare svaghi per i giovani. Valentina, noi ti ringraziamo, ringraziamo l'associazione perché ci ha invitato anche quest'anno a essere presenti, ci avete sempre accolti calorosamente. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, Falzettissima, qui intanto ci divertiamo, avete capito bene, qui a Falzè il paese è unito. Valentina, che dire, andiamo a mangiare un po' di surasco? Certo, andiamo, andiamo e vi aspettiamo.